Ciao a tutti ragazzi, sono Avena, sono qui con Balaji. Balaji, esatto, è incredibili. Allora, siamo qui oggi con la tech profila di questo mazzo di Balaji Che una shit. come avete già potuto Crazy capire, Rabbit. Crazy Rabbit. Non Macro Rabbit, Dino Rabbit, ma Crazy Sì, Rabbit. Dino Rabbit. Sì, però è Crazy Sì, Rabbit. però è Dino, Sì. questo è proprio Dino, cioè è Dino Dino. alla massima potenza. Esatto. Allora, vediamo un po' quanto è Dino questo mazzo. Allora, vediamo quanto dino questo mazzo, appunto. Allora, abbiamo. C'ho post pre-banned. L'avevo già fatto, ero sicurissimo della decklist del main, Perché sicurissimo. era una, soprattutto contro Drago, Sì, come un era po' contro tipo. Drago, era davvero crazy. Invece post-banned ho dei dubbi che vi esporrò strada Sì, perché facendo. succa da Allora, battere in boxer, ma. gioco un Rabbit che è forte in questo Sì, che è mazzo, non ci incredibile. crederete, con triplo Saba e triplo Kaba. Ricordiamo che la decklist, la deck profile la fa solo perché ha comprato il Solo Kabazan. perché ci sono i cosi secret presi in America, pagati 2 euro il 6 per, Esatto. quindi inshallah. Poi Quindi crazy. triplo Guaibats. E attenzione, Muse, triplo Hydrogeddon. Cosa fa Cerca Hydrogeddon? super da Turbo Pack o Super da Champion Champion Pack. Pack, scusate. Comunque, È Hydrogeddon, uguale. quando spacca uno e manda al cimitero, evoca speciale. Non si giocava in genere perché ha 100 d'attacco in meno di Guaiba e perché, Macro dato profile. che vuole che il mostro sia mandato al cimitero, cozzava con macro. Esatto, proprio così. Quindi per questo non si giocava. Dato che non gioco più macro, perché ho uno, non è occasionale, occasionale. Anche se sto appunto pensando a una versione togliendo gli Hydrogeddon, rimettendo macro e facendo l'antimetosa bestia. Però questo è Crazy Rabbit, quindi si gioca Esatto. così. Triplo Hydrogeddon. Non Poi che non sia antimetoso, poi vitello, dopo. vitello anche l'utilità poi degli Hydrogeddons. E Che poi è crazy. Crazy Tripla Tour, dato che ce l'hanno restituita con il Knight Azzailand, Azailand. che è davvero crazy. Che Azailand. Che poi è super da Champion Pack. Allora, Cioè, vediamo Stamp se of riusciamo a Fate, far vedere alla nostra gentile Stamp of Fate, clientela. Spells, Spells. Che ha tutto così Questi ignorantissimo. erano i Monsters. Ok. Sì, poi vitello strada facendo. Monsters, giocavo prima Tremax C. Pre-banned, solo che post-banned mi sono visto costretto a toglierli dato il probabilissimo rallentamento del meta. Tre pod che prima giocavo 2x proprio perché Perché? adesso con i max sono obbligato a giocarli, cioè proprio altrimenti non so che peschini giocare, quindi le devo giocare. È per questo che vi dicevo che stavo pensando se togliere gli Hydrogeddon e farla molto antimetosa, perché dato che adesso ormai il meta è antimetoso, adeguarci al meta sembra opportuno. Comunque vediamo. Esatto. Tripla lancia, perché è una carta crazy. Perché sennò non vince. Sì, vinci di lancia. Due tifoni. Ecco, crazy. Due swap. Cosa serve swap? Allora, ora vi enuncio tutte le utilità di swap. Devo prendere anche due mostre nell'extra No, deck? aspetta, ora no. Stai fermo. Ok. Non puoi fare un cazzo. Utilità di swap sono swappare varie cartine di merda. Nel senso che metti che ti velierizzano, fiendisciano turro, robe del genere. Gliele swappi facile, gli inculi qualcosa, che c'è sempre qualcosa di meglio. Più meglio. Swappare anche gialloni, quindi in generale mollare carte che sono poco utili e prendersi carte più utili. Soprattutto quando l'oppo c'ha una carta sola, crazy, che gliela tiri via di Tipo swap. Tra l'altro, Drexx. molto crazy. Se Drexx. Chi è che mi no, chiede? altra Dice. funzione crazy di swap Che veramente cazzo è sto forte qua? è questa qui. Lorenzo in comune. Stai un po' zitto, stronzo. Lorenzo Stai Bonetti. zitto. Ciao, sì. Altra crazy funzione di swap è swappare all'oppo Shigeolem. Acid Golem tirato di Bahamut, che si fa abbastanza facilmente perché si fa o con doppio Kaba, O con genere doppio. tirato di Rabbit, o con doppio Hydrogeddon che si tira molto facilmente, perché Hydrogeddon spacca uno, tira un Che altro poi grazie anche a Hydrogeddon. un'altra crazy card di SHSP, mi sembra. Quella crazy card di Sì, ma SHSP. quello no, quello non cambia un cazzo, coglione, non dire E puttanate. vabbè, ma perché Quello lo vediamo fa. dopo. Comunque, Crazy Hydrogeddon e Crazy Kabazaulz, Bahamut, tiri Acid Golem, lo swappi all'oppo. Qualunque cosa ti prendi è sicuramente meglio di un 3000 che non può attaccare, ti fa 2000 ogni turno e ti fa anche Vanity. Esatto. Quindi, due swap Crazy e L'arculo. Darkhold. Vorrei giocare Book, ma non posso. Non c'ho slotti. No, Gioca non posso a giocarlo, mi spiace. 40. Oh, gioca a 41. Non me lo permetto. Come no? Poi, warning, compose.
BTH, Transmigration of Prophecy. È crazy, ragazzi, questa carta. Questa abbastanza carta non è mai morta, mai. Cioè, ha sempre una funzione. Cioè, voi direte, la usi perché ti rimischi guai, vai a No, Hydrogeddon. no. No, vabbè, è ovvio che boh, in alcuni casi ti rimischi anche i gialloni o i guai, i Hydrogeddon se l'hai finiti, ma quasi mai. Prima Serve a levare il target. la giocavo chiaramente per levare i target a drago. Adesso la lascio perché comunque ho notato che la maggior parte dei mazzi giocano con il cimitero. Quasi tutti i mazzi forti, gran parte giocano con il cimitero. Appunto, tipo Battle in Box. Più o meno giocano con il E cimitero. mi leva i Quindi target di... si leva sempre, cioè, fai sfumare un sacco di robe con questo aggeggio qua. Bujin gli fai sfumare vari aggeggi che si manda al cimitero. Dato che adesso gireranno ancora dei draghi, perché io l'ho rimontato, Avena anche lo sta testing, anche lui, Sì. perché adesso Avena ha deciso di playare drago. Sì. È molto crazy, e gira ancora, almeno la nostra Versia gira di brutto. Quindi proprio ora che bisogna stroncargli le gambe alla massima potenza, levargli i pochi target che gli rimangono. Perché adesso si gioca, però i target ce l'ha contati. Se gliene inizi a levare due subito così, Prende il culo, alle prende il dura. culo, Quindi prende. Transmigration è crazy. Poi. Anche contro zombie, vari zombie, è enorme, minchia. Lui scarta uno, targetta di zombie master, gliela sfumi, oppure gli fai tornare i mezzuchi, bellissimo, bellissimo. Gli untori, gli fai tornare tutto dentro, gli fai tornare i vampiri, quelli che li rimuovi e tiri Vampire Shadow normale, cioè spettacolo, meraviglioso. Amazing, Poi, amazing. doppia Fiendish, doppia Mirror, Obviously. crazy, doppio Mistake, è giganterrimo. Giganterrimo contro tutti, tranne che contro il Battle Box di Avena. No, comunque, spezza le gambe ai vari draghetti che potrebbero ancora girare, spezza le gambe a Bujin, proprio, cioè, quando lui ti tira lo Yamato e gli giri il Mistake, Incredibile. proprio un gentleman. Vabbè, comunque, tutti i mazzi forti per essere forti devono andare, perché altrimenti non sono forti. Esatto. Infatti questo mazzo non ha dei nomi forti. Altro motivo per cui, minchia, prima era crazy con i Max C, invece adesso con le pod rischi un po' che cozzino, però una volta che ti sei fatto la mano, le pod tendi ad attivarle subito. Certo che se le peschi dopo rischi che ti marciscano in Vabbè, mano, fai se pod e poi giri mi stacche. è ovvio che se hai Mistake girato e peschi pod, allora sei sfigiz. Però comunque non si può pensare di... Cambia deck alla Comunque, i fine. Mistake fanno molto più male, cioè qua rompono solo la pod, però. E poi crazy. Crazy. The Survival of the Fittest, Crazy Common DSHSP. Shup. Cosa fa? Pompa di 1000 un dinosauro. Esatto, quindi E se qua. spacca un mostro, attacca ancora. Quindi, Quindi vabbè, con qua. Hydrogeddon non serve tanto perché l'Hydrogeddon che tiri evoca, cioè può attaccare. Comunque lo fa diventare un 2-6 che attacca 2 e attacca anche l'Hydrogeddon che tiri. Serve soprattutto con Guaiba, perché con un Guaiba solo ci ritiri altri due, e tra l'altro uno è un 2-7. Quindi ti ritrovi molto probabilmente con un Guaiba pompato a 2-7 e un Laggia in main phase 2 sul terreno, che in genere è paraculato da altre 7 dietro. Quindi se ti trovi un 2-7, un Laggia 2-4 con due materiali e 3-7 dietro, è crazy. Quindi questo era il Mines. Minds. Revisionabile in alcuni punti, però per il momento sono happy di questa decklist. Poi Ok. extra, doppio Large. Laggia, doppio Dolka. Incredibile. Incredibile. Si fa praticamente sempre Laggia, però anche Dolka è sempre Dolka. Poi Cowboy. Cowboy, Duella, Maestroak, Black Sheep of Khorne, Dai Incredibile, numero 50. Gusto Emeralds, Directly from the... Bahamut. Bahamut strettamente correlato a Acid Golem da sua paraloppo. Leviair, sempre crazy, quando riesce a fare la combo, cioè una volta ogni 16 partite. Esatto. Leviathanos, Tentempolo e Zemmainez. The mains. Extra pretty standard perché più o meno Pretty sempre standard, extra di sì. Rabbids. È sempre quello con i La morale è dinosauri, sempre quella, con cioè. i denis Con i Lagias. far merenda con girello. E certo. E quindi niente. Allora oggi finiamo questa deck profile, poi non lo so perché adesso iniziano le Christmas holiday, poi partiamo tutti a puttane, non si Sì, sa. però dai, minchia, qualche Qualche vibe glielo video facciamo. arriva, sì, obviously, però poi magari ecco arriva il giorno che
Beh, oggi si deve andare a drogare in Sì, di montagna, poi brutto. partiamo io e Gibbs a drogarci in montagna, Bobo deve andare dalla tipella in Milano, quindi poi crazy. Quindi Quindi la situation è così. Esatto. magari ecco, la situation nelle vacanze non sarà pretty stable, perché arriveranno un po' Però video cercheremo di così fare a la war caso. best. La war Esatto, best. la war best. Quindi niente, non so. Qualche deprofile da fare ce l'abbiamo? Ma non lo so, io ho la battle in Ma ce box. ne abbiamo 3000 da Poi fare c'è il no nuovo deprofile. crazy agent di Jill, se non Sì, io manca. minchia, Ah, ecco, a proposito. devo aggiornare un caso. Hieratic devo aggiornare. E poi, ecco, a Jibs serve una Tethys, perché così finisce il suo Crazy Agent. Serve una Tethys, e anche dei Manju. Esatto, dei Manju dalle 1000 mani, 10.000. Sì, Manju dalle 10.000 mani. Chi abbia 3 Manju dalle 10.000 mani ci contatti, offriamo somme di denaro molto alte. Sì, dai 7 agli 8.000 euro più o meno, lui, Esatto, per 3 Manju, Kaduno, 3 Kaduno. Manju. Anche un po' Smint, Anche anche un un po' po' Smith. Smint. Basta che non abbia lì abbia mangiato il cane. Esatto, quindi detto questo, un saluto da Avena e Bellagio. ci vediamo al prossimo video. Ciao!